Perché? Perché? Perché sono un monello? Perché? Perché? Perché sono senza cuore né cervello? Perché? Sono libero e io conto? Perché? Perché? Sono nato giramondo? Perché? Perché? Non voglio... Lo so, sono un monello, lo so. Dai Leone, muoviti, che sei senza bicicletta. Fermati. Candela, cero, accendi, che ti sei salvato per miracolo col botto che hai fatto. Due preghiere, di qualcosa lì. Va bene. Si riparte senza una bicicletta. Leone l'ha lasciato in una curva. Madonna? Sì, Madonna, canti. Grazie. Fatto il segno contrario al rovescio. Lo so, sono un modello. Sempre la salita. Oggi farinata col cavolo nero. E vai, viva la Toscana. Buongiorno. È arrivato il postino. Signora Giovanna! Che posti ragazzi, che posti che hanno qua in Toscana. Oh! Ecco, buongiorno! Buongiorno! Nonna Giovanna! Posso farti del tu? Sì! Come stai? Bene, grazie! No! Buongiorno! Valentino, Leone! Guardate Giovanna. Cosa ci abbiamo qua! Queste sono olive. Sono olive da mensa. Olive da mensa, ma queste si può fare da mettere in salamoia. In salamoia, sott'olio, in tanti modi. Bellissimo. Sì, belle. Ma dove eri? Ero a cogliere le olive. Era a cogliere le olive. Ah. Siamo pronti per la farinata con il cavolo nero. Buona. C'è tutto? Avete già preso tutto? C'è tutto? Tutto, c'è tutto, sì. Allora, questo è un piatto proprio povero della mensa toscana. Sì. E mi hanno detto che è delizioso. È squisito. Andiamo a farlo? Andiamo. Perfetto. Ora, quando volete iniziamo con questa bellissima ricetta, con la nonna Giovanna che ci ha ospitato in questo favoloso posticino di Carmignano, terra dei Medici, della famiglia Medici, del vino DOC Carmignano e di un olio di fantastico. Di OCG, non DOC e basta. Ah, di OCG, ok? E di oli fantastici. E la cosa importante è che molte ricette che ancora vengono fatte via Carmignano derivano proprio dalla cucina dei Medici, che sono state non modificate, proprio sono state mantenute, perché Carmignano è sempre stato... Come dire, eravamo nella provincia di Firenze, però era una parte appartata, è una, come dire, una zona che è rimasta chiusa e quindi si sono mantenute le usanze dei tempi andati e anche le ricette. Noi abbiamo moltissime ricette in dolce e forte, cioè col cioccolato, con l'uvette, con pinoli, con l'aceto e ancora le facciamo. Allora, iniziamo con la ricetta. Oggi si fa. Come si chiama? Noi la si chiama polenta col cavolo nero. C'è chi la chiama anche la farinata col cavolo? Sì, da noi okay. Però quando si adopera la farina gialla, chissà perché, si chiama sempre polenta. Polenta. Qualsiasi cosa si faccia, o morbida o dura, sempre polenta è. Quindi piatto poverissimo della cucina toscana, piatto antichissimo. Poverissimo. E si fa, non ci vuole un grande chef per farlo, perché sono elementi, sono molto semplici e ci vuole tempo e pazienza. Bellissimo, perché il cavolo ha delle sostanze anche medicinali, è una pianta medicinale. Quindi questo è cavolo nero toscano, no? Cavolo nero toscano, sì. Che tutti cercano, il cavolo toscano, il cavolo toscano, però mi hanno detto che cresce dappertutto, basta solo piantarlo. Ci basta semi. Il cavolo nero buonissimo, profumatissimo, comprate i semini e seminatelo nei vostri orti perché vanno fuori delle minestrine spaziali. E poi il segreto del cavolo nero sarebbe raccoglierlo quando ha preso la prima gelata, vero? Sì, di solito sì, si coglie dopo il primo freddo, perché pare che diventi più morbido e più saporito. Più saporito. Comunque c'è il trucco. La base è naturalmente la farina di Gran Turco, i fagioli, anche se sono avanzati dal pasto precedente. Non buttiamo via mai niente. Non si butta via niente. Cavolo nero e naturalmente aglio, olio, pepe e sale. Perfetto, iniziamo allora. Bene. Cosa posso fare? Io pulisco l'aglio, pulisco il cavolo, cosa devo fare? Pulisco l'aglio,
Io faccio così a tavola. Perché non c'è nessun reddito dalla campagna. Invece mi diceva il proprietario di Capezzana, con una vigna di 5-6 ettari una persona ci può vivere. Certo. Con un ettaro e basta, no, è una rimessa. Si fa il vino per casa. Sì, e per regalare. E per regalare agli amici. E poi a volte facendone poco non si ha tanto la mano e non viene neanche tanto buono. No, eh? Il nostro è buono perché Giovanni ci mette tutta la passione. E tutto l'amore. E tutto l'amore, sì. Dopo vi faccio vedere la cantina. E vai. Cavolo a bollire, aglio a soffriggere e quarantina di minuti possiamo aggiungere gli altri ingredienti. E che fa un profumino. E si mette, si comincia a metterci la farina di gran turco. Un po' grossolana, vero, per fare questa ricetta? Sì, un po' grossolana, naturalmente per chi ha tempo, non quella precotta, ma quella. Quindi altri 40 minuti di cottura oppure. Chi lo vuol fare più in fretta, con quella già precotta, 5 minuti è pronta. Saliamo e pepiamo. Abbondante pepe, vedo, eh? E quindi dopo una bella mattina passata in cucina con la nonna Giovanna in questo bellissimo angolo della Toscana, il risultato è questo. Allora, questa è una pietanza tipica, di solito si fa in inverno, è la polenta con il cavolo nero. Perfetto, quindi qui da Carmignano con la nonna Giovanna, il cuoco da strada e il Valentino Leone che si cerca di riprendere dall'incidente che ha avuto in questi giorni, che le fa tutte le faccette. No. è molto sensibile in questi giorni, non vuole essere abbracciato. Un buon appetito con questo piatto che profuma. E ci vediamo dove? Verso Siena dopo? Sì. Andremo verso Siena. Diciamo a Sovicille. A Sovicille, cioè volevamo proprio andare a Sovicille noi. Veramente? Sì. E andremo a Sovicille, ci vediamo a Sovicille. Perfetto. Unico. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Buon appetito. Cin cin. Cin cin. Auguri. Auguri alla pronta guarigione al Leone. E anche mia. E per il torcicollo della nonna Giovanna che oggi ha fatto finta di star bene ma aveva un grandissimo torcicollo. Salute. Salute. Chiama Ruspo perché ruspato al padrone. Sotterravano una damigiana lungo la viottola. La viottola è il sentiero che portava alla fattoria. E tutte le volte passavano con l'uva raccolta in vigna, la pigiavano un po'. E mettevano dentro? E il mosto lo mettevano dentro la damigiana finché era piena. Ah. Poi la coprivano perché il fattore non la vedesse, cioè non la doveva vedere neanche prima. Ok. E la muravano, proprio ci mettevano un tappo di cemento e poi la ricoprivano con la terra e rimaneva lì tutto l'inverno. Aprile-maggio veniva tolto questo vino e veniva bevuto durante il periodo estivo, più che altro perché è buono, molto freddo. No, come? È rimasto il nome del ruspo? O... Sì, sulle bottiglie si scrive... La poesia dedicata di Pascoli a Valentino, a questo bambino, la cui mamma, raccogliendo le uova del pollaio, era riuscita a fargli il vestito nuovo per Pasqua, però i soldi non erano bastati per comprargli le scarpe. Quindi o Valentino vestito di nuovo come le bacche del biancospino, solo i piedini hai provati dal rovo, perché naturalmente camminando scalzo si bucava. Certo. È bella questa poesia.